Bentornati a tutti. Oggi è venerdì, 21 luglio, 2023. Di seguito la previsione dell'oroscopo di Paolo Fox. Oroscopo Scorpione. Venerdì da archiviare il prima possibile. I problemi non sono dovuti al fatto che è giornata lavorativa e anche molto pesante, anche se la bianca signora alta nel cielo contribuisce ad appesantire il vostro umore già fosco di suo. Insieme a lei, infatti, compaiono Venere e Mercurio, lei pretenziosa, lui polemico. Illusioni perdute, avrebbe detto Balzac, perché a remare contro le vostre velleità oggi provvede l'imprevedibile Urano che cambia di botto le carte in tavola, a lui i vecchiumi non vanno a genio e non sopporta lo status quo, vuole superare il passato per guardare avanti, spazzando via il presente per disegnare un domani a tinte psichedeliche. E allora dategli carta bianca. La coppia che sta vivendo un momento spiacevole e di preoccupazione, sarà sollevata da queste e riceverà una notizia rassicurante che produrrà serenità e pace. Tuttavia saranno possibili anche incontri e appuntamenti rinviati o diversificati. I single vanno incontro a un periodo di confortante serenità, non ci saranno grandi novità, ma sicuramente più serenità e più sollievo in qualche problema risolto. Pianeti particolarmente lenti, oggi potreste subire l'influenza di qualche persona che vi farà commettere degli errori. Nel prendere delle decisioni oggi sentite il parere di più persone, agite solo dopo essere sicuri di aver fatto tutto il possibile per comprendere la situazione che aspetta una decisione. Oggi è il giorno ideale per cambiare qualcosa della vostra esistenza, anche cambiare semplicemente look, oppure abitudini, o ancora modi di pensare e giudicare può essere utile per un cammino nuovo. Rendetevi indipendenti dagli altri, siate più voi stessi e datevi le occasioni giuste per dimostrare agli altri di valere e di saper fare le scelte giuste. Chi vi sta a cuore oggi vi dedicherà un'attenzione speciale e particolare. Siate comunque realistici e cercate di approfittarne per quanto possibile. Combinate un appuntamento ad un'amica. Potreste darle una mano a risollevarsi da un momento critico. Una persona vi segue con il cuore e stravede per voi, sarà molto difficile farlo venire fuori allo scoperto, del resto nemmeno voi vi accorgete di lui. Se avete qualcosa da recriminare con qualcuno che ve ne tressa e sta a cuore, fatelo oggi molto delicatamente cercando di non irritarlo o urtare la sua suscettibilità. Potreste pentirvene amaramente. Sarai un po' fiacco. Frequenta persone che ti possono tirare su. Bene ciò che riguarda assicurazioni e pensioni. I nati di venerdì tra le 11 e le 18 potrebbero ricevere un regalo o un'eredità. Plutone nel segno laborioso del Capricorno consente di concludere le faccende domestiche trovando il tempo per gli svaghi come la lettura e la visione di una delle vostre serie TV preferite. Nella vostra stagione preferita trovate un felice connubio tra la parte oziosa, quella relativa ai piaceri cui vi dedicate, con la parte dell'efficienza e del disbrigo dei lavori in casa. Giornata no questo venerdì, che più non si può, sotto il tiro incrociato del vostro dirimpettaio Urano, pronto alla cotta incendiaria, ma anche alla rottura, per giunta in quadratura alla coppia Luna-Venere in Leone allo Zenith. Chi troppo vuole nulla stringe. Recita il proverbio, vorreste realizzare tutto e subito, ma in realtà non siete pronti a dare una linea di continuità alla vostra vita e in particolare alla sfera affettiva. Amore ed Eros. L'amore è il filo conduttore della giornata o almeno un pensiero, una fissazione, immaginatevi una lampada rosata al di sopra della vostra testa, la sua luce vi inonda illuminando tutto ciò che vi circonda, rendendolo più gradevole. In ogni caso forte abbastanza da celare il pavimento grigio topo tristissimo. Se provenite da un momento difficile, una separazione, un amore respinto, un brutto guaio, inutile restare a crogiolarsi in quel dolore, piuttosto guardate avanti, l'alba è sempre rosata. Lavoro e denaro? Gli ostacoli ci sono e magari anche una brutta sorpresa da parte di una persona dalla quale non ve lo sareste proprio aspettato. Tuttavia la vostra forza di carattere, la vostra creatività, le vostre innegabili capacità anche stavolta avranno la meglio, credete in voi stessi e ce la farete.
uno svarione da dimenticare, può capitare, non è la fine del mondo, ma i primi a perdonarvi dovreste essere proprio voi stessi, magari state anche drammatizzando e gli altri non se ne sono nemmeno accorti. Lievi complicazioni in affari, sulle prime la trattativa sembrava pronta per la firma e invece patatrac, tutto salta e bisogna ricominciare da capo. Il Sole e Nettuno insegna a loro, e a voi, congeniali come il Cancro e i Pesci, fanno aumentare il vostro fascino un po' romantico, specie se festeggiate il vostro compleanno dal 12 al 20 novembre. Chi di voi è invece in una coppia stabile, ha modo di organizzare con la sua anima gemella il weekend prossimo in un luogo speciale. Se siete nel placido relax della vacanza, magari in campagna o sulle rive del Mediterraneo, avete la possibilità di accendere il desiderio in modo del tutto imprevisto in chi non vi aspettavate. Benessere. Che giornataccia, saranno i postumi della sgobbata di ieri o della buffata che oggi vi ha punito col mal di stomaco, oppure con l'emicrania. Ma ci stanno anche i brufoli, la tensione nervosa, l'insonnia e quegli indolenzimenti tipici delle giornate umide quando sta per scoppiare un temporale. Sensazione di pesantezza, ma se allo specchio vi vedete gonfi come palloni la colpa è tutta del caldo. Un paio di giornate in un rifugio ad alta quota, attorno ai 4000 metri, vi farebbero subito ritrovare la forma consueta. Per lei, se ieri in palestra avete voluto fare le ganze mostrando ai compagni di squadra che siete meglio di un uomo, ci siete riuscite lasciandoli basiti. Ma oggi ai ai, oi oi, colonna, ginocchia, caviglie. Tutte uno sfascio. Per lui, prudenza in auto, ma anche in bici e in monopattino. Se vi prende lo schizzo della velocità perdete il senso delle proporzioni e non badate più a chi vi viene incontro, magari contromano. State allerta. Colore delle emozioni, viola. Barometro dell'umore, temporalesco. Pagellina del giorno. Sentimenti, 5, attività, 6, finanze, 6, benessere, 4. Grazie per aver guardato il video. Se trovi il video interessante e utile, non dimenticare di premere il pulsante mi piace. Sarà per me una grande fonte di motivazione per realizzare più video di qualità. Ci vediamo.